Abbiamo visto la volta scorsa le funzioni, la definizione, la classificazione delle funzioni, le funzioni disgiuntive, negative e univoche, il dominio delle funzioni. Siamo ancora per gli esercizi, poi passiamo al segno della funzione, che è una cosa abbastanza simile. Per esempio, prendiamo la funzione uguale a 1 x alla seconda meno 4. Questa è una funzione analitica, algebrica, razionale, fratta. Il dominio è dato dall'insieme delle x che rende calcolabile la funzione. Siccome è fratta, devo fare in modo che il denominatore non sia 0. Quindi trovo i valori che annullano, se ci sono il denominatore, li escludo dal dominio. Quindi prendo x alla seconda meno 4 uguale a 0, x uguale a più o meno 2, quindi il dominio sarà tutto r tolti meno 2 e 2. Il 2 e il meno 2, la funzione non è calcolabile, perché 2 e meno 2 annullano il denominatore, avrei 1 diviso 0. Cosa succede vicino a 2 e meno 2 lo vedremo prossimamente su questo schermo. Ok? Dopo aver fatto il dominio, un'altra cosa importante è lo studio del segno. Parte di prima. Vediamo il segno. Significa prendere la funzione f di x e chiedersi quando è positivo o nulla. Perché? Perché il segno della funzione vi dice in quale regione del piano cartesiano si trova, se sopra quando è positiva o sotto quando è negativa rispetto all'asse delle x. Quindi 1 parte x alla seconda meno 4 maggiore o uguale a 0. Qui il numeratore è 1, sempre lo stesso segno, utilizzare qualunque sia x. Il denominatore è x alla seconda meno 4 che è positivo. Attenzione, il denominatore non è mai posto uguale a 0, ma sempre solo maggiore. Se x è maggiore di 2 oppure x è minore di meno 2. Se la sorveglianza standard di secondo grado l'abbiamo fatto miliardi di volte, nessuno avrà dubbi su questo diavolo. Quindi rimuovo la pagina di prima, cancello. Quindi, ripeto, il numeratore è positivo dovunque, quindi più, 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 il denominatore in sua seconda meno 4 è positivo all'esterno del valore di meno 2, negativo all'interno, i due valori 2 e meno 2 sono esclusi perché annullano il denominatore. Quindi, frazione ha il segno del denominatore, mentre in 2 meno 2 non esiste. Questo cosa significa? Quando faccio il grafico, io ho 2, io ho meno 2, idealmente posso dividere il piano cartesiano in fasce verticali. Siccome lo studio del segno
x maggiore o uguale a 0, mi ha detto che la funzione è positiva se x è più piccolo di meno 2 oppure più grande di 2, significa che tra meno 2 e 2 la funzione è negativa, quindi non occupa questa zona. La funzione è positiva, quindi è negativa, quindi si trova nel piano sotto l'asse dell'x, perché è negativa. Oltre 2 e sotto meno 2 invece è positiva, quindi occupa la parte che sta sopra l'asse orizzontale. Quindi posso escludere questa regione, in questa regione la funzione non c'è senz'altro. Okay. In questa funzione, ripeto, a sinistra di meno 2 è positiva, tra meno 2 e 2 è negativa, a destra di 2 è positiva. Barro, annerisco, cancello la parte non occupata dalla funzione. Questo mi serve più avanti per controllare se gli altri calcoli che devo fare per fare il grafico tornano con questo oppure no. Ok? Questo esaurisce il segno della funzione. Abbiamo visto classificazione, dominio e segno. Un'altra caratteristica importante è la parità. Cioè se la funzione ha particolari simmetrie oppure no. Se la funzione ha questa caratteristica, se per qualunque x del dominio, cambiando segno la x, la funzione non cambia segno, allora la funzione la chiamo pari. Perché? Perché si comporta come una potenza pari della x. Ad esempio, se f di x è x alla seconda, che x valga 3 o meno 3, y vale sempre più 9. Il grafico di questo è una parabola. Che x sia positiva o negativa, y ha sempre lo stesso valore, f di x e di meno x hanno lo stesso valore. Quando questo succede la funzione si chiama pari, pari perché si comporta come una potenza pari della x. Il segno della x viene non è effetto. Ok? E geometricamente il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle y. Dire che è pari significa dire che è simmetrica rispetto all'asse verticale. Se faccio se metto il posto della y in uno specchio, la figura si rispecchia in se stessa. Allora è pari. Viceversa, se invece cambiando segno la funzione cambia segno anche la y, ovviamente per qualunque x nel dominio, può essere questa oppure forse questa è più semplice, ci sono equivalenti,
cambio segno la x, cambia segno anche la y. Allora si dice che la funzione è dispari. Che si comporta come una potenza dispari di x. Esempio, f di x uguale a x. Cambio segno a x, automaticamente cambia segno anche y, e viceversa. X o x alla terza, x alla quinta, è indifferente. Basta che la potenza sia dispari. Il grafico di y uguale a x non è un mistero per nessuno, mi auguro. Se prendo la x, io f x, scelta la x e x, scelto y, allora il suo opposto dà una y di segno opposto. Quando questo succede, c'è simmetria rispetto non a un asse ma all'origine, asse simmetrica rispetto a un punto. Perché? Perché questo punto e questo punto sono simmetrici rispetto a O, cioè O è il punto medio del segmento. Ricordate che in geometria abbiamo già visto la simmetria rispetto a una retta, simmetria assiale, o rispetto a un punto, simmetria centrale. La funzione di prima questa ha simmetrie, cioè ha parità. Se cambio segno alla x, che succede alla y? Beh, si va a provare. La funzione è questa, f di x vale 1 fratto x alla seconda meno 4, se cambio segno la x, f di meno x, direi f di meno x significa prima cambio segno e poi faccio qualunque altra operazione, la funzione lo richieda. La riscrivo, prima cambio segno, poi elevo al quadrato. Ma x o meno x alla seconda fa comunque x alla seconda. E questo non è altro che f di x sotto mentite spoglie. Neanche tanto mentite. Ergo, la funzione è pari. Cioè, quando faccio il suo grafico, è sufficiente che io lo faccia da 0 verso destra, perché il resto è simmetrico. Metto qua uno specchio e mi risparmio mezzo lavoro. Quanto meno per disegnarla, devo fare in modo che quando disegno quello che c'è di qua sia esattamente il simmetrico speculare di quello che c'è dall'altra parte. Attenzione, un altro esempio, questa funzione è pari o è dispari? Ah, saperlo, provo, se cambio il segno alla x, come si comporta la y o f di x? Beh, io ho meno x alla seconda, qui ho meno, meno x. Questa parte rimane identica alla precedente, perché se levo il quadrato il meno sparisce. Ma qui il meno non sparisce, meno per meno fa più. E questo non è né uguale né opposta a f di x. Perché è la somma di una parte pari e di una parte dispari. Il risultato non è né pari né dispari. Quando questo accade si dice parità
indefinita oppure potete semplicemente dire né pari né dispari, quindi questa funzione non ha simmetria elementare, non è simmetrica né rispetto all'asterix né rispetto all'asterix, tanto meno rispetto all'origine. Ok, invece altro esempio. Questa è la somma di due potenze dispari, quindi sarà dispari ragionevolmente, perché è formata da parti che si comportano tutte nello stesso modo. Se invece sommo parti si comportano in modo diverso, non avrò nessuna delle simmetrie che abbiamo visto. Infatti f di meno x vale meno x alla terza più meno x. Qui se nella potenza dispari meno rimane, meno x alla terza più meno fa meno x, qui posso raccogliere un meno, questo è meno, questo ergo è dispari. Attenzione a un altro pericolo. La funzione è pari o dispari? C'è chi dice ciccia, ciccia. Qual è il dominio di questa funzione? Più, cioè tutte le x non posso cambiare il segno a x, quindi questa funzione, non avendo un dominio simmetrico rispetto allo zero, non ha senso andare a cercare se è pari o dispari, perché non può avere simmetria rispetto né a o né all'asse di x, in quanto ha un dominio che già di suo non è simmetrico. Guardate la definizione. Questa proprietà deve valere qualunque sia la x nel dominio. Se cambio il segno alla x, vado fuori dal dominio, questa proprietà non posso verificarla. Non posso calcolare la radice di meno 9, perché non è meno 3, è neanche 3. Quindi, morale della favola, è sempre bene fare il test sulla parità dopo aver visto il dominio. Se il dominio non è simmetrico rispetto allo zero, allora posso direttamente concludere la funzione né pari né dispari. Ha senso andare a vedere se la funzione è simmetrica se il dominio ha una simmetria o è simmetrico rispetto allo zero. No, non posso cambiare il segno alla x. O comunque non posso farlo per tutte le x. X fratto x alla quarta meno 1. Funzione analitica.
tutta la gente razionale tratta. Il dominio. Essendo fratta, devo prendere i valori che annullano il denominatore e escluderli. Quindi vado a cercare quali sono i valori che annullano il denominatore. Qui c'è la quarta meno 1. Questa è un'equazione di quarto grado. Ma questo non mi intimorisce minimamente, perché chiunque di voi ha già visto che è un prodotto notevole. Scomporre in due fattori ciascuno di primo grado. Ora x alla seconda più 1, somma di quadrati, non si può scomporre, ma questo sì. Scomporgo in tre fattori. Legge di annullamento del prodotto: il prodotto è 0 se è 0 uno dei tre fattori. Quindi pongo a 0 il primo, il secondo e il terzo. La riscrivo, x meno 1, x più 1, x alla seconda più 1, uguale a 0. Se è 0 questo, x è uguale a 1. La prima soluzione è 1, 1 meno 1 fa 0. Pongo uguale a 0 il secondo fattore, ottengo la seconda soluzione, che è meno 1. Dal terzo fattore non ottengo nessuna soluzione, una somma di quadrati non è mai nulla. C'è la seconda più 1, mal che vada vale 1, ma non è mai 0. Quindi le due soluzioni sono 1 e meno 1. Quindi il dominio della mia funzione è tutti i numeri reali tolti 1 e meno 1. Ma 1 e meno 1 stanno dalle stesse parti rispetto allo 0, quindi ha senso andare a vedere se è pari o se è dispari. Quindi parità. Calcoliamo f di meno x. Meno x alla quarta, sempre x alla quarta, ma questo meno rimane, posso portarlo davanti alla frazione. E ottengo che la funzione è dispari. Perché è il rapporto tra un numeratore dispari e un denominatore pari, e più diviso meno fa meno, anzi viene diviso più fa meno. Quindi è simmetrica rispetto all'origine, rispetto a... cambia il segno x, cambia il segno anche la x, no? Il segno. Risolvere la equazione x fratto x alla quarta meno 1 maggiore o uguale a 0. Devo vedere se nel numeratore, il numeratore è x maggiore o uguale a 0, è automaticamente risolta perché il numeratore è solo x. Il denominatore x alla quarta meno 1 maggiore di 0, abbiamo già visto che x alla quarta meno 1 si può scomporre. Il terzo fattore, x alla seconda meno 1, ha sempre segno più, perché è una somma di termini positivi. X al quadrato è sempre positivo, più o meno è sempre positivo. Quindi questo fattore non altera il segno del denominatore, è sempre più. Andiamo a vedere il primo e il secondo fattore.
meno 1 è maggiore di 0, se x è maggiore di 1, per il secondo x più 1 è maggiore di 0, se x è maggiore di meno 1, abbiamo visto che x alla seconda più 1 è maggiore di 0, poi almeno si è. Memorare la favola. Meno 1. Il numeratore, che è x, è positivo, a destra c'è anche lo 0, positivo a destra di 0, negativo a sinistra e nullo in 0. Il denominatore è composto da tre parti, x meno 1, x più 1 e x alla seconda più 1. X meno 1 è positivo a destra di 1, in 1 si annulla, devo buttarlo via, perché è del denominatore. X più 1 è positivo a destra di meno 1, in meno 1 si annulla, non posso accettarlo. X alla seconda più 1 è positivo dappertutto. Quindi, guardate la favola, ho poco spazio ma ce la fa lo stesso. Meno più, segno negativo. Due meno fa un segno più, un solo meno fa un segno meno, tutti più fa un segno. In meno 1 non esiste, in 0 vale 0, in 1 non esiste. Quindi la funzione è positiva se x è compreso tra meno 1 e 0, con 0 soluzione, oppure maggiore di 1, con 1 escluso. Ah, 1 e meno 1, la funzione non esiste perché sono esclusi dal dominio, perché annullano il denominatore. Se annullassero solo il numeratore sarebbe accettabile. Quindi posso andare avanti? Vediamo il cartesiano. Avrò dice 1, 0, meno 1. Allora, tra meno 1 a sinistra, meno 1 è negativa, tra meno 1 e 0 è positiva, tra 0 e 1 di nuovo negativa e a destra di 1 è positiva. Quindi metto via questa parte, questa striscia e la funzione si annulla in 0, mentre il meno 1 e il 1 non esiste, non è calcolabile. Quando x attraversa lo 0 la funzione cambia di segno annullandosi. Se x attraversa il meno 1 la funzione cambia di segno ma in un altro modo. Cambiare di segno non è l'unico modo, cioè annullarsi non è l'unico modo di cambiare di segno, ce n'è un altro molto più scoppiettante. Tutto chiaro? Altro esempio.
radice quadrata di x meno 2 fratto x alla terza più 1. Questa è una funzione analitica algebrica irrazionale fratta, perché la x è sotto radice e è anche il denominatore. Ok? Dominio. Essendo la radice quadrata, la funzione è calcolabile se il radicando è positivo o nullo. X meno 2 fratto x alla terza più 1 deve essere maggiore o uguale a 0. Attenzione a non confondere questo con il segno della funzione. La condizione che il radicando sia positiva, più positivo, è relativa all'esistenza della funzione, non al suo segno. Le due cose sono legate, ma questo è il dominio della funzione, non il segno della funzione. Ok, risolviamo la situazione, numeratore, x meno 2 maggiore o uguale a 0, x maggiore o uguale a 2, per portare il 2 a destra. Denominatore, x alla terza più 1 maggiore di 0, anche qui non c'è chi non si sia accorto con un prodotto notevole, si può scomporre, somma di cubi, x più 1, x alla seconda più y, anzi meno x, pardon, più 1 maggiore di 0. A alla terza più b alla terza è a più b alla seconda più b alla seconda meno b. Continuiamo a risolvere il denominatore, lo riscrivo. Io ho due fattori, risolviamo il primo, x più 1 maggiore di 0, se x maggiore di meno 1, x alla seconda meno x più 1 maggiore di 0, questo ha un delta che vale b alla seconda che è 1, meno 4ac, meno 4 per 1 per 1, per meno 3. Il delta è negativo, questo non si può scomporre. Ma siccome davanti a x c'è un segno più, la a è più 1 maggiore di 0, il trinomio è positivo qualunque sia reale. Quando un trinomio di secondo grado ha un delta negativo, il suo segno è sempre quello del coefficiente a. Se a è positivo, il trinomio è positivo qualunque sia x. Se a è negativo, il trinomio è negativo qualunque sia x. Quindi questo fattore da sempre segno più. Vediamo le somme. Abbiamo meno 1 e 2. Allora, il numeratore che è x meno 2, mentre il denominatore è x più 1 e x alla seconda meno x più 1. Numeratore positivo a destra di 2, in 2 si annulla, x più 1 è positivo a destra di meno 1, in meno 1 si annulla ed essendo il denominatore questo non è accettabile, l'ultimo fattore è positivo da destra. Meno meno più più meno. Noi vogliamo che l'esequazione sia positiva, quindi diciamo beh, questo segno di conseguenza il dominio è formato dagli x che siano minori di meno 1 oppure maggiori o uguali a 2. Attenzione, tra meno 1 e 2,
Non è che la funzione è negativa, non esiste, perché questo è il dominio, non il segno. Ok? Quindi, nel piano cartesiano, io ho meno 1, 2, tra meno 1 e 2, il radicando è negativo, la funzione non c'è né sopra né sotto. In questo intervallo la funzione non esiste, non è calcolabile, perché è data dalla radice di un numero negativo. Qui, per quanto riguarda il segno, la cosa è più semplice, perché essendo la funzione data da un'unica radice, se la radice è calcolabile, assume sempre il segno che ha davanti, che è più. Quindi dovunque la funzione esiste, essendo un'unica radice, ha il segno che ha davanti, quindi è più in tutto il suo dominio. Se io avessi avuto un segno meno, la funzione sarebbe stata negativa in tutto il suo dominio. Non confondete mai il segno della funzione con il segno del radicando, che è quello che fissa il punto. Ci fermiamo qua per oggi.